Buongiorno a tutti e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con TRG Notizie. È entrato a far parte della nostra comunità parrocchiale Don Nicola Mossi. Lo conosceremo meglio attraverso l'intervista di Delia Milzani. Farà seguito la lettura del calendario liturgico, degli avvisi della parrocchia, dell'oratorio e quelli di pubblica utilità. Oggi, 13 dicembre, la Chiesa festeggia Santa Lucia, cristiana martirizzata a Siracusa, la cui fama nei secoli giunse anche nei paesi nordici. Vedremo poi, tratto dal nostro archivio, un'altra tradizione, quella relativa al maiale. Per la rubrica Orto e Giardino, oggi parleremo della zucca, delle sue tante e benefiche proprietà e della più bella delle famiglie delle euforbie, la stella di Natale. Al termine del notiziario potrete seguire la registrazione del Consiglio Comunale. Ha raccolto il video, Luigi c'è. Buona visione. Buongiorno a tutti e buona domenica e grazie a Don Nicola che ha accolto il nostro invito. Buongiorno e grazie a voi di questa occasione. Ecco bene, iniziamo subito e entriamo nel cuore dell'intervista. Don Nicola, sono 3 mesi da quando hai ricevuto il sacramento dell'ordine e 2 da quando hai fatto l'ingresso a Gottolengo. Com'è stato il tuo inserimento in parrocchia? Le prime messe, le confessioni, la visita agli ammalati. Beh, devo dire che innanzitutto l'inizio dal ministero è qualcosa di particolare, di speciale, perché è davvero l'accostamento. Diversi mi hanno chiesto e la parola che più si addice, secondo me, è l'accostarsi a un mistero che ci supera e quindi ogni volta che celebro la messa, che magari ascolto la confessione di un penitente o ogni volta che vivo il sacramento mi accosto a questa realtà che davvero ci supera e che ci fa sperimentare la bellezza della vicinanza di Dio all'uomo, ecco. E qui a Gottolengo devo dire, vabbè, l'inizio è un po' particolare perché siamo all'interno della situazione di emergenza che conosciamo. E quindi alcune difficoltà molto pratiche si presentano perché solo riconoscere una persona con la mascherina è più complesso che incontrarla nella realtà, ecco. E di conseguenza nelle relazioni qualche difficoltà in più. Però allo stesso tempo mi sto accorgendo della bellezza e dell'intensità della vita parrocchiale di Gottolengo. E allo stesso tempo anche quell'immagine che troverete nel redone, che ho voluto mettere delle mani che le persone hanno allungato nella prima celebrazione della messa in segno di collaborazione, ecco, ho già sperimentato tante persone che mi fanno percepire che il mio non è un cammino da solo, ma è un cammino insieme e questo è molto bello. Bene, Don Nicola, tu oltre ad essere vicario parrocchiale sei anche il direttore dell'oratorio. Tuttavia, a causa di questa pandemia, le attività sono limitate se non quasi ferme. Come vivi questo momento difficile? Sì, è un momento, come dicevamo, particolare e allora da un lato sto cercando di cogliere i lati positivi di questa pandemia, considerando ovviamente che è un evento ricco di aspetti drammatici e quindi questo prevale indubbiamente, quindi anche si cerca di star vicino alle famiglie che stanno vivendo magari momenti di fatica, di malattia, e questo prima di tutto. E allo stesso tempo però devo dire che iniziare il ministero così è un inizio graduale e quindi sto conoscendo tanti aspetti che sono molto vivi dell'oratorio e che appunto li sto conoscendo non tutti insieme, ma gradualmente questo per me è un aiuto perché magari mi troverei più in difficoltà a affrontare tutto insieme. Ecco, allo stesso tempo, riguardo al fatto di essere il direttore dell'oratorio e trovarmi in questa situazione, penso un po' a quello che il vescovo
ci ha detto nell'occasione proprio della nomina, cioè di quando siamo stati nominati vicari parrocchiali, nel mio caso a Gottolengo, ci è stato detto che dobbiamo stare attenti a considerare il fatto che non siamo gli unici responsabili del settore educativo giovanile della parrocchia, e quindi questo ci aiuta a dimensionarci correttamente, ma anche a sapere che c'è una squadra che gioca, che è una squadra il più aperta possibile e che vuole giocare questa partita. E anche appunto in questo momento di emergenza cerchiamo di cogliere il bello che possiamo. E ieri sera abbiamo fatto il primo incontro con il gruppo giovani, che ha iniziato a incontrarsi, quindi si spera che appunto altri possano aggregarsi. È ovviamente una proposta aperta a tutti, e è stato bello. Il tempo per me è volato e semplicemente ci siamo raccontati un po' noi stessi e quello che stiamo vivendo, e penso che ci sia bisogno tanto di questo in questo momento. Don Nicola, in un'epoca come quella che stiamo vivendo, dove appunto è evidente che i ragazzi siano confusi e che abbiano difficoltà a fare delle scelte, siano esse scelte vocazionali, religiose, oppure matrimoniali o altre, tu che una scelta concreta e definitiva l'hai fatta, quale consiglio ti senti di dare a questi ragazzi? Com'è che possono vedere il disegno che Dio ha fatto su di loro? Beh, è una domanda dove bisognerebbe rispondere dopo, non so, 25-50 anni di, nel mio caso, sacerdozio oppure di matrimonio. Però devo dire che effettivamente si sperimenta una bellezza nella scelta, e nel mio caso, sacerdote novello, ho festeggiato proprio oggi 2 mesi di sacerdozio, e di fatto la bellezza di poter confidare nell'affidamento a Dio libera molto da tante preoccupazioni che altrimenti avremmo, perché effettivamente sia la vita da sacerdote, che la vita del matrimoniale, che la vita di una scelta, diciamo, importante di dedizione agli altri, come può essere, non so, mi viene in mente un medico che dedica la sua vita alla cura delle persone, o qualsiasi altra forma di cura delle persone. Beh, ogni scelta ha le sue fatiche, questo è fuori di dubbio. Però il fatto di affidarsi vedo che mi aiuta a non fermarmi a pensare a ogni fatica, e quindi a preoccuparmi, a domandarmi troppo riguardo al domani. Questo mi è successo in passato, prima di fare la scelta ho vissuto momenti in cui mi rendevo conto che queste paure un po' mi paralizzavano. Beh, il fatto di essere accompagnati da una persona, come può essere il padre spirituale o una persona che ha già vissuto un po' di esperienza in questo cammino, può aiutarci a, dico una parolaccia, a discernere, cioè a cercare di capire il bello che il Signore ha messo nella nostra vita e di coglierlo pieno, ecco. E io devo ringraziare il Signore perché ho incontrato persone che mi hanno fatto vedere la bellezza di vivere il sacerdozio in forma molto semplice e incarnata, e allo stesso tempo di aver avuto persone che hanno saputo aiutarmi nel cercare di vedere cosa il Signore diceva al mio cuore. Ci è voluto tempo un po' per me, però infatti qualcuno è stato più veloce e ci ha messo meno anni, però di ogni cosa posso ringraziare il Signore, perché penso possa essere così un piccolo bagaglio che il Signore mi dona e mi porto con me. Ecco, bene, Don Nicola. Allora, tu sei un ingegnere, prima di essere
sacerdote, no, adesso sei primo sacerdote, Sì. no? Sei stato ingegnere. Hai conoscenze in materia fotografica. Sappiamo che hai la passione per la montagna e per la camminata. Hai qualche progetto inerente a queste tue passioni? Personalmente tanti, tanti desideri e progetti. Devo dire però che il cominciare questo ministero è un po' il desiderio prevalente è quello di poter condividere anche di queste passioni, ma anche delle passioni delle persone che incontro, perché anche questo è molto bello. Sentire una persona appassionata raccontare di quello che vive, delle gioie che gli dà questa passione è bello. È bello anche aiutare le persone a scoprire queste passioni, no? Per me lo è stato con degli amici, ad esempio, che mi hanno portato per le prime volte a arrampicare o meglio, a fare ferrate o a far trekking, oppure per la mia famiglia che mi ha iniziato la fotografia, ecco. Questo è bello, penso, di fatto dei progetti ci sono, però vanno sempre calati, nella comunità e quindi vedere come si può mettere insieme il tutto, no? Ognuno di noi può, penso, mostrare un raggio di bellezza, no? E condividere, ecco. Certo, qualche campo scuola in montagna lo faremo, penso, però anche al mare, lo snorkeling è bello da fare o qualsiasi altra attività. L'importante secondo me è che vi sia così ricerca anche qua di cose belle, di luoghi belli. Non so, stasera questa parola ritorna spesso, quindi pazientate. Bene, Don Nicola, allora concludiamo dicendo che fra 12 giorni celebreremo la nascita di Gesù, un bimbo che nascendo ha spalancato le braccia al mondo. Vuoi fare gli auguri alla comunità, in particolare magari ai bambini che oggi festeggiano Santa Lucia? Volentieri, beh, per la Santa Lucia, nando dai bambini è stato bello, anzi ho avuto anche l'onore di trainare l'asino di Santa Lucia, perché siamo ovviamente amici, e poi i bambini, quando gli chiedo, ma Santa Lucia di chi è amica? Beh, di Gesù ovviamente, ecco, Santa Lucia messa in questo punto del cammino dell'Avvento ci ricorda la luce dei santi, lei che è portatrice di luce, il suo nome lo dice, e poi è bella perché ci porta questi doni che desideriamo, che sono quelli proprio che magari abbiamo richiesto, alcuni dei quali li abbiamo richiesti, e quindi che ci conosce e che ci ama così come siamo. Ecco. Buona festa di Santa Lucia. E riguardo al Natale, auguro a tutti che sia un Natale dove appunto questo bimbo che nasce, e nasce in una mangiatoia, in una stalla. La mangiatoia è il luogo dove ci si va a nutrire, ecco. Auguro a tutti di potersi nutrire in questo Natale così un po' particolare, di bellezza, la bellezza delle relazioni, la bellezza di Gesù, un bimbo che viene abitare nella nostra vita anche per nutrirci. Betlemme vuol dire casa del pane, ecco. Gesù è quel pane che nutre la nostra vita completa. Ecco, vi auguro che possa essere così in ogni vostra famiglia e specialmente nelle situazioni di fatica, di sofferenza, di malattia, che possa arrivare anche lì la luce e il conforto di questo bambino. Bene, Don Nicola, grazie. Spero che in futuro possiamo di nuovo approfittare della tua disponibilità e magari fare queste chiacchierate. Grazie a E, voi. ecco, e anch'io auguro ai bimbi buona Santa Lucia e buon Natale a tutti.
Oggi, domenica 13 dicembre, terza domenica di Avvento, in parrocchiale alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Cherubini Lucia, Lucini Carlino, Alfredo e Maria. Lunedì 14 dicembre, San Giovanni della Croce, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per la defunta Marta. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Tedeschi Teresa e Augusto. Martedì 15 dicembre, Santa Maria Crocifissa di Rosa, in oratorio alle ore 8, Santa Messa per il defunto Angelo. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Faglia Aldo e Pierangelo. Alle ore 20, preghiera per il Natale e Santa Messa. Mercoledì 16 dicembre inizia la novena del Santo Natale. In oratorio, alle ore 8, Santa Messa per i defunti Piccinini Carlo e Tedeschi Martina e Chiara Giuliani. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Tondi Giuseppe e Tribuni Maria. Giovedì 17 dicembre, alle ore 18:30, Santa Messa per la defunta Nadia Manfredi. Venerdì 18 dicembre, in oratorio, alle ore 8, Santa Messa per il defunto Tomasoni Tomaso. Alle ore 15, coroncina della Divina Misericordia. In parrocchiale, alle ore 18:30, Santa Messa per la Caritas di Gottolengo, di Gambara e di Fiesse. Sabato 19 dicembre, alle ore 18:30, in parrocchiale, Santa Messa per i defunti Vaglio Edoardo e Lucini Carlino. Alle ore 20, Santa Messa pro Populo. Le confessioni saranno nella chiesetta dell'oratorio dalle ore 9 alle ore 11. Domenica 20 dicembre, quarta domenica di Avvento, in parrocchiale alle ore 8, Santa Messa per i defunti Lorenzi Renzo e Andrea. Alle ore 10, Santa Messa per i defunti Rodella Angelo e familiari Giuseppe, Angela, Andrea e Franco Biloni. Alle ore 18:30, Santa Messa per i defunti Alfano Antonia, Franco Biloni e defunti del coro parrocchiale. Per gli impegni dell'Avvento 2020, i sacerdoti saranno in ascolto delle persone ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 17 alle ore 18, in chiesetta dell'oratorio. Per i ragazzi ci sarà in parrocchiale il Buongiorno Gesù, dal lunedì al sabato, dalle ore 7:30 alle ore 7:40. L'incontro in parrocchiale ci sarà la domenica alle ore 18 con il seguente calendario: il 13 dicembre per le medie, il 20 dicembre per le superiori. In famiglia si ricorda la preghiera genitori-figli, la domenica, con il sussidio Ti attendiamo Gesù. Gli adolescenti e i preadolescenti riceveranno una proposta giornaliera di preghiera dagli animatori. Ci sarà una visita esterna alla casa di riposo prima di Natale. Per i giovani dai 18 ai 35 anni ci sarà la Lectio Divina dal seminario con il Vescovo Pierantonio. Si troveranno in oratorio il giovedì alle ore 20 per l'ascolto e la condivisione. Gli adulti avranno la Lectio Divina dal seminario con il Vescovo Pierantonio giovedì alle ore 20:30 o venerdì alle ore 12:15 sul canale TRG. La comunità del cammino si incontra da lunedì al venerdì alle ore 6:30 presso San Girolamo. I poveri saranno accolti dalla Caritas e sostenuti da tutti. Il 14 dicembre 2020 inizia la catechesi in oratorio. Da ritirare il materiale informativo e l'iscrizione in chiesa o sul sito della parrocchia. Sabato 19 e domenica 20 dicembre ci sarà la distribuzione dei ceri di Natale e la benedizione dei bambinelli. Le confessioni natalizie saranno lunedì 21 dicembre alle ore 15 per il quinto e il sesto anno dell'iniziazione cristiana, alle ore 16 per la seconda e la terza media, alle ore 20 per le superiori. Giovedì 24 dicembre, dalle ore 9 alle 11 e dalle ore 15 alle 18, invece per i giovani e gli adulti. Le Santissime Messe di Natale saranno giovedì 24 dicembre alle ore 16, 18:30 e 20,
Venerdì 25 dicembre alle ore 8, 10, 11 e 15 e 18 e 30. Buongiorno a te, un buongiorno che ti arriva dal Grande Nord, come testimoniano i simpatici animali, ossia le rene che ho alle mie spalle. Ci troviamo qui a Stoccolma, siamo a Skansen, in particolar modo Skansen è il più antico parco all'aperto del mondo che ospita come una Svezia in miniatura, quindi tutti gli usi, le tradizioni e la cultura di questo paese. Un paese molto lontano, molto differente dal nostro, ma con un unico comune denominatore, ossia la festa di Santa Lucia. Quest'oggi infatti anche qua viene festeggiata. Durante la mattinata scopriremo come mai viene festeggiata anche qua e quali sono gli usi e le tradizioni. Ci vediamo fra poco, Lucia, e naturalmente tanti auguri anche a te. Sì, nuovamente buongiorno a te, Lucia, un buongiorno che ti arriva dal nord, nord, nord Europa, perché siamo a Stoccolma e siamo venuti qui proprio per scoprire come mai le tradizioni di una giovane santa siciliana, siracusana, ossia Santa Lucia, sono arrivate nel nord Europa. Quello che vedete dalle mie spalle è il mare del nord. Questa città fra qualche ora conoscerà il buio perché il sole da queste parti tramonta veramente molto presto, ma anche nella notte più lunga del mondo c'è una luce che riesce a rischiarare i cuori. Quella luce è Santa Lucia. Ci vediamo fra poco per conoscere le sue tradizioni. Grazie Giacomo. Eccoci, eccoci Lucia. Allora, nuovamente buongiorno e continuiamo a vivere questa festa. Siamo in compagnia di Livia Podestà. Buongiorno. Buongiorno da Stoccolma. Siamo a Stortorget, una delle piazze più antiche di Stoccolma. E proprio da questo punto parte quest'oggi la nostra conoscenza della festa di Santa Lucia. Che ci fa una santa siracusana nel nord Europa, proprio qui a Stoccolma? Beh, innanzitutto è una tradizione antichissima e qui si festeggia tantissimo perché climaticamente parlando l'oscurità si fa sentire molto e Santa Lucia è proprio la santa della luce che simboleggia la vittoria della luce sull'oscurità. E allora immergiamoci insieme, Lucia, se sei d'accordo, nella lunga notte di Santa Lucia, eccola qui. Noi abbiamo a che fare con una festa che richiama la luce, che dà senso alla luce. Durante il Medioevo, il 13 di dicembre qui in Svezia era classificato come, la notte più lunga dell'anno. La popolazione stessa sapeva che in quella notte le forze maligne avevano il sopravvento e allora si doveva restare svegli tutta la notte affinché queste forze del male non avessero il sopravvento. There are three important things. It's the dress Ci of sono the tre elementi importanti. L'abito bianco, che simboleggia la purezza della santa di Siracusa. La fascia rossa indica la spada con cui venne colpita e martirizzata. La corona di candele sul capo è il simbolo della luce, quella luce che è la fede di Lucia in Cristo. Ci sono anche altre persone vestite di bianco e che portano in mano una candela. E inoltre ci sono anche dei paggetti a richiamare i re magi alla ricerca di Gesù. La tradizione è quella di assistere ai cori e abbiamo una canzone in particolare che fa Santa Lucia, jus clara hegring. Probabilmente la riconoscerete, è una canzone dei pescatori del sud dell'Italia. Se penso a noi stessi come chiesa, il riferimento naturalmente è a Santa Lucia siciliana, la martire, insomma, ecco. Però si organizza in ogni caso anche a livello ecclesiastico celebrazioni del genere. Fa parte della tradizione. E la gente ha dentro di sé, secondo me, ancora questo desiderio, no, di trovare spazi di luce. Così Lucia dà questo stimolo a far sì che, beh, oddio, non tutto è buio, no? C'è anche luce.
Lucia, e se questo è quello che è accaduto durante la notte, anche questa mattina sta succedendo qualcosa in giro, che cosa? Esatto, anche negli uffici grandi, nelle scuole, negli asili, si continua a celebrare Santa Lucia. Infatti questa mattina prestissimo tutte le scuole e gli asili hanno avuto un coro proprio di Santa Lucia e gli uffici anche più grandi hanno festeggiato con lo stesso coro. Quindi si continua a celebrare Santa Lucia tutto il giorno. E allora ci auguriamo che questi festeggiamenti siano lunghi quanto la notte che è appunto intercorsa la notte scorsa. Io ringrazio Olivia Podestà dell'Istituto di Stoccolma, grazie per essere stata con noi, per averci guidato. Grazie a voi e bentornati a Stoccolma. E soprattutto noi non ce ne andremo, Lucia, perché fra poco ritorneremo, perché abbiamo ancora qualcosa di raccontare e anche qualcosa di buono e di ghiotto, quindi a fra pochissimo. Non avevamo dubbi, Giacomo! Sì, eccoci nuovamente Lucia, nuovamente da Stoccolma. Abbiamo imparato a capire che cosa succede qua quando arriva Santa Lucia, quando arriva quella magica notte che coinvolge tutti quanti. Abbiamo visto che cosa accade nelle chiese e anche nelle scuole, ma ci manca un elemento. Che cosa accade nelle case degli svedesi quando arriva Santa Lucia? Beh, c'è qualcosa di speciale che viene cucinato e noi siamo andati naturalmente in una cucina svedese a vedere che cosa succedeva. Eccola qua. Ciao Giovanna! Ciao! Entro? Entra, vieni! Ah, eccoci ecco, qua! Ecco, ciao, benvenuto! Grazie! E immagino che col benvenuto questa sia per me, giusto? Ecco, quello per te! La indosso subito! Sì, perché qua c'è lavoro da fare! Ma c'è sempre lavoro da fare! Oppla! Eccoci qua, pronti per realizzare i nostri dolcetti. Ecco, perfetto, perché tu farai ora il pepparkakor, che è una cosa proprio tipica del Natale e di Santa Lucia. Mentre te realizzerai? Io invece sto facendo un tipo di pane che si chiama lussebullar. Un nome facile. Luss viene da Lucia, no? Quindi questi sono il pane di Lucia, diciamo. Quali sono gli ingredienti di questo pane? Ma è super semplice, è con latte, e farina e zucchero e lievito naturalmente, ma poi c'è anche il zafferano e si fa la forma di un S, così. Tradizionalmente vengono preparati proprio nelle famiglie? Quasi tutti si mettono proprio in cucina a fare i bullar o a fare questi biscotti. Anche i bambini? Anche i bambini, soprattutto bambini. Devi sapere che fare lussebullar è una cosa che si discuta tantissimo, come si fa. Tutte le famiglie hanno le sue ricette e fanno la sua maniera. Finito, possiamo Bravo. Infornare. Sì, dai, facciamo. Sono. Scusa, ma i bullar ti parlano? Sì, ma se senti così? I miei però non parlano. Le candele dell'avvento sono accese. Ecco. Il grog è pronto. Abbiamo i pepparkakor e i saffron bullar. Perfetto, inizia la festa. E siamo pronti per festeggiare la nostra Santa Lucia, allora. Grazie, Giovanna. Scol. Scol. Ed eccoli qua, Lucia, i dolcetti, i bullar che vogliamo condividere virtualmente con te e con tutti i nostri telespettatori. Noi ci troviamo davanti a questo palazzo non per caso, questo è proprio il palazzo in cui vengono assegnati i premi Nobel. Proprio nei giorni scorsi c'è stata la celebrazione, non senza polemiche quest'anno. Ebbene, noi invece quest'oggi siamo qua proprio per assegnare un premio non solamente ai dolcetti che ha preparato Giovanna, ma a una festa come quella di Santa Lucia, che è in grado di andare oltre qualsiasi confine, da Siracusa a Venezia fino anche a Stoccolma. E allora, con questo calore emanato non solo dai dolcetti ma da questa festività, noi ci salutiamo. Lucia da Stoccolma è tutto, buona festa e che scaldi tutti quanti i cuori. A voi studio. Uno dei momenti più importanti della vita agreste fino a qualche decina di anni fa era senz'altro l'uccisione del maiale. Saper trasformare le carni suine in prodotti per la durata dell'inverno e anche oltre
era di vitale importanza per il sostentamento della famiglia. Sentiamo Giulia con i suoi ricordi. Coi primi di novembre, da San Martì fino a Nedal, andelero delle cassine, sotto i porte, visia una barchessa o davanti alla stalo, ogni anno i pefrutenaci copal porcel. Da questo sacrificio dipendia la vita e il sostentamento di tutta la famiglia. Pudile assa al porcel, l'era una fortuna, che el che sarecao al durato l'anno. Salam, salsese, pansete, cudighi, e finché robe del lusso. Dopo, giro ios, che salac, tacai via le ante delle camere al tramontà, i fao de desna fino all'ultimo sisì. Con le orecce saltà a fuori de che nervec, che forse l'era la fam, ma ta sale cae ti dic. All'art, salate conciat, al fao de condiment alle minestre de urdiro. E col sang la nonna la fa la turta. Al massadur al gratavi via al pel, che bel net e sud tal vindiet al straser. Della generosità senso pari del porcel, se gares de scriere un liber. Anfati al proverbe el dis, che del porcel sa sbaviane got. Poer porcel che brutto fine, ma per brutto amo l'era la sort de che la zen che pudio amiga permitissel. Certo, a pensar godre, le no crudo tradissiu. Nebbion per tutto anche i delè, suro al code che è che laura, che la sa mescio al vapor dell'acqua sbroedo, che i due pero a pelal, e inturna l'animal appena copat l'udur della carne a moia. Fred, un ario de nef che tapio le orecce, un fossa di lì de san che sa furmo prin che la nonna la egna a ciapal, ande la bas giulina per mitilan sul fuc, mesciata la farina bianca e l'uf. L'atmosfera la fa egnere un po' de pel de luc. A chei che gale aspetta che il massadur al fasse il suo mester. Ande le orecce a muleco del verla de l'animal che tiro i ultem. Tu questo al crea un po' di disturbo, ma dopo un senso di pace del cuore, a eder le mache lauro anturen al porcel che pian pianino il sacco insumo. L'om i va anti a falso mester, e il sacrificio de menemà al sa trasformo ande tu che il ben di Dio che sfamarà la famiglia per tell'an. Entat l'uomo al pensa a San Giuseppe, quando andrà alla fiera de gambero a comprarsi al pursi lì. Compito della fonna de campagna, tirasse il dritto in l'an, fago sul suo pastolot, dago de mangià, e quasi quasi cocolassel, perché lì la sa cosa il vuol dì. Le penso nei secoli de sicur le generazioni, un olocausto sì, ma insieme una gran benedizione. Thank you.
La zucca è un frutto invernale dalla polpa solare. Originaria dell'America centrale, la zucca venne introdotta in Europa nel XVI secolo in almeno due specie, la curcubita maxima, di circa 80 cm di diametro, e la curcubita moscata, a forma di clava o cilindrica. È una pianta erbacea annuale, il cui fusto, strisciante sul terreno o rampicante, a volte è lungo anche qualche metro. Le foglie sono cuoriformi e dotate di peli rigidi, spesso pungenti. Queste caratteristiche hanno consentito alla zucca di essere poco aggredita dagli insetti e nel corso dei secoli, sia l'uomo che le condizioni climatiche dei vari continenti l'hanno trasformata in mille varietà di forma, colore e caratteristiche della polpa e dei semi. È entrata anche nella storia come contenitore boccetta degli antichi pellegrini. Nei paesi anglosassoni è simbolo della festa di ogni santi e la troviamo anche come cassa armonica di strumenti musicali etnici, quali il sitar indiano e le maracas dell'America Latina. Ma l'aspetto più interessante ed utile è quello salutare e culinario. La polpa è un'ottima fonte di beta-carotene. In cucina è famosa per i tortelli, un piatto prelibato il cui ripieno è a base di polpa di zucca. Ottima anche per minestre, risotti, marmellate e persino candita. Assieme all'albero e al presepe c'è lei, la stella di Natale. La stella di Natale è la bella delle famiglie delle euforbie. Allo stato selvatico, nei climi tropicali e umidi da cui arriva, la stella di Natale è un cespuglio e può misurare fino a 4 metri di altezza. Dalle sue brattee si ricava un pigmento rosso usato in tintoria e in cosmetica. Nel 1828, un botanico, ambasciatore statunitense in Messico, si innamorò di questa pianta e la portò con sé negli Stati Uniti d'America. Da lì è arrivata con facilità in Europa per poi propagarsi, diffondersi ed adeguarsi a nuovi climi. Nel Centro America, la stella di Natale prende il nome di Olla Encendida, che vuol dire foglia infuocata, e simboleggia la passione, mentre in Francia è chiamata Étoile d'amour, stella d'amore, e viene commercializzata per la festa della mamma. La stella di Natale è la pianta ideale per addobbare la nostra casa o fare un dono di sicuro effetto, sia per le prossime feste, ma anche a Pasqua, essendo una pianta le cui brattee rosse sono selezionate anche nei colori rosa e bianco. Cari amici, la pillola di saggezza di questa settimana è per gli adulti. Ma come si diventa adulti? Questa è la domanda che ci interessa e vorrei aiutarvi a rispondere parlandovi di una donna saggia, una mantovana, Vittorina Gementi, che è nata a Mantova nel 1931 ed è morta nel 1989. Nel suo testamento spirituale lei dice che la fede l'ha respirata innanzitutto in casa, e poi in parrocchia nell'Azione Cattolica, dove ha imparato a conoscere e ad amare Gesù. Voleva poi impegnarsi, prendere delle decisioni per servire i fratelli. L'ha fatto come catechista e in modo particolare come maestra della scuola. E qui è interessante l'influsso che ha esercitato sua mamma, perché Vittorina parlava alla mamma dei suoi scolari più intelligenti e la mamma chiedeva: ma dimmi un po' del bambino che capisce di meno, che fa più fatica, perché è quello che devi aiutare di più. E garbatamente ricordava a Vittorina che tutto quello che è fatto al più piccolo dei fratelli è fatto a Gesù e che Gesù non dimentica. Ecco, da questa intuizione in Vittorina è partito il suo ideale di giustizia sociale per essere vicina soprattutto alle famiglie dei bambini cerebrolesi e portatori di handicap. Ha servito l'amministrazione comunale come assessore ai servizi dell'infanzia e alle scuole dell'infanzia e poi anche come vice sindaco. La sua intuizione più forte però era di tipo pedagogico,
cioè non soltanto assistere, ma promuovere il pieno sviluppo di tutte le capacità di questi bambini perché potessero nel mondo essere in armonia con se stessi. Nel suo testamento dice che Dio le ha suggerito un'idea, quella di creare una scuola terapeutica diurna, appunto la Casa del Sole che ancora opera, perché questi bambini con handicap potessero ricevere lì quello che gli altri bambini ricevevano nelle strutture comuni e soprattutto che non fossero obbligati ad allontanarsi dalla famiglia per recarsi in istituti. Da allora ad oggi la Casa del Sole dà la mano a tante famiglie perché possano scoprire che con quei bambini ci possono essere miracoli d'amore. Qual è il segreto della saggezza di questa donna? Innanzitutto la spiritualità del concreto. Parlando agli adolescenti, lei usava un'immagine per dire che ogni uomo deve avere un ideale grande. E l'immagine è questa. Bisogna agganciare il proprio aratro ad una stella. L'aratro è lo strumento del lavoro, che vuol dire lavorare su di sé per conoscere, per approfondire e perciò riflettere, osservare, ponderare bene le cose. Conoscere il mondo per utilizzarlo al meglio, cosa che tutti noi siamo tenuti a fare attraverso anche gli strumenti conoscitivi della tecnica, della scienza. Ma poi c'è la stella. Cosa più c'è di più distante tra l'aratro e la stella? La stella è un ideale che però è qualcosa di personale e di vivo per Vittorina Dio, che è amore, contrario della solitudine, che è vita, contrario della morte. E questa stella non è distante, è nel profondo del nostro io nascosto che ci parla attraverso delle intuizioni, delle inquietudini, delle aspirazioni. La presenza di quella stella per Vittorina Gementi era la provvidenza, che lei diceva spunta prima dello spuntare del sole, ogni mattino, anche quando lei si trovava in difficoltà perché c'erano pochi mezzi per portare avanti la Casa del Sole, magari non c'era ciò di cui dare da mangiare ai bambini, ma soprattutto arrivavano lì gli aiuti, i segni della provvidenza che è concreta. Un altro segreto di Vittorina Gementi è proprio relativo al suo metodo educativo, che è lo sguardo, come lei guardava questi bambini, con che sapienza. E sappiamo che il sapiente è proprio colui che vede Dio in tutte le cose. E in quei tempi era ancora molto debole la cultura dell'handicap e perciò questi bambini erano guardati con disagio. Un giornalista chiese a Vittorina, ma sono poveri i suoi bambini? E lei rispose, certo sono poveri di capacità naturali come quella dell'intelligenza, del linguaggio, di muoversi in maniera autonoma, ma sono ricchi di doti naturali, quali la capacità di lasciarsi amare e di amare, di sorridere, di gioire di ogni cosa, di stupirsi di una bella giornata, di comunicare emozioni profonde, soprattutto quando questi bambini vengono risvegliati dal potere di una carezza, di un abbraccio, di un sorriso, che risveglia in quel cervello che sembrerebbe spento un primo sorriso degli occhi che si aprono. Lei diceva che questi bambini sono meravigliosi come le conchiglie che quando si aprono manifestano una perla preziosa che è la dignità di queste persone. Riteneva un privilegio per lei darsi da fare per queste creature che sono le predilette da Dio. Proprio perché sono ritenuti i più poveri, gli ultimi, ecco che sono i primi nel regno di Dio. Quelli che lei chiamava dei tabernacoli viventi, cioè una particolare presenza di Gesù in quell'ostensorio che era il loro corpo, magari con dei limiti, ma irradiante la presenza di Dio, che attraverso questi bambini ci manda un messaggio del suo amore, che deve farci ricordare la gerarchia giusta, e cioè che l'essere è più importante del fare, che creare amore è più importante che produrre, che la vera ricchezza sono i nostri sentimenti. Ecco, dalla esperienza educativa di questa donna saggia ci chiediamo quale pillola di sapienza possiamo ricavare per la nostra vita. Ecco, innanzitutto che si diventa adulti
e perciò c'è uno sviluppo nella vita da bambino, adolescente, a giovane, ad adulto, e questa è la stagione del massimo vigore, della massima potenzialità della vita con tutte le sue possibilità. Il mestiere dell'adulto oggi sembra un po' in crisi. Perché? Perché si vive più a lungo. E questo, a differenza di un tempo, ha portato a procrastinare le decisioni. Quando si viveva di meno, si era quasi costretti a fare alla svelta alcune decisioni, il lavoro, la famiglia, una vocazione. Adesso sembra di avere tanto tempo a disposizione davanti e perciò nella vita si è un po' come degli esploratori, no? Che possono anche cambiare direzione. Ma questo ci potrebbe far diventare dei dilettanti riguardo alle decisioni. Allora il messaggio è quello che per diventare adulti dobbiamo partorire noi stessi, come dicevano gli antichi. Nasci uomo, donna, diventi persona, come attraverso l'educazione. L'educazione significa far diventare una persona autore del proprio bene. E com'è che tu ti procuri il bene? Attraverso le tue decisioni buone, quelle che sono coerenti con il tuo io profondo, quelle che ti permettono di agganciare il tuo aratro alla tua stella. Ecco, oggi l'educazione vincente sembrerebbe che è quella a consumare. Noi viviamo in una cultura del consumo a tutti i costi, sempre al di là del necessario, per godere di tutto in ogni istante, e questo sappiamo che fa diventare la vita anche insopportabile. Il problema non è l'assenza di piacere, ma la vita diventa insopportabile quando c'è assenza di direzione e di senso. Perciò l'educazione è ciò che ci permette di andare proprio alle nostre aspirazioni più profonde. Non fermarci all'aspirazione a possedere, come l'avido, non fermarci all'aspirazione a dominare, come l'ambizioso, ma sviluppare la nostra aspirazione ad essere significativi, ad essere importanti, a esprimere il nostro valore. Vedete, anche un bambino si mette sempre al centro perché? Perché vuole che siano gli altri, gli adulti, a dire: ma come sei bello, come sei importante, quanto vali. L'apprezzamento viene dall'esterno. Quando questo continua in un adulto, la cosa diventa problematica. Non sono gli altri che ci danno la restituzione di quanto valiamo, ma è proprio quando l'aratro è attaccato alla stella, quando l'uomo riesce ad essere dentro il suo centro, che allora coglie il suo valore. Vittorina Gementi diceva che c'è la possibilità di specchiarsi per vedere di truccarsi bene. C'è la possibilità invece di specchiarsi nel cielo terso di Dio e brillare non di luce propria, ma della luce di Dio. Lei si è rispecchiata in Dio, nel cielo di Dio, e lì ha trovato la sua importanza, la sua significatività, la sua direzione. E diceva fondamentalmente questo, che aveva deciso di restituire il dono meraviglioso della vita ricevuta da Dio come un dono per promuovere la vita dei fratelli, in modo particolare di questi piccoli. Tutta la sua vita era diventata, minuto per minuto, la decisione di donarsi anche nel lavoro, nel sacrificio, nel dolore, sapendo che se si ama a tutti i costi e se si ama sempre, questo è meraviglioso. Perciò il punto di arrivo per diventare un adulto educato nella sapienza è la fecondità. Se si rimane intorno a un centro infantile, perciò voglio godere, voglio impormi, voglio essere sopra gli altri per una sorta di mito dell'eccellenza e una gara competitiva per poter arrivare sempre primi, ecco, tutti questi sono atti infecondi. La vera fecondità inizia quando non rispondiamo alla domanda chi sono io, ma per chi sono io. La vera fecondità, che significa essere generativi, è quella di chi diventa padre e madre, di figli biologici, ma non solo.
Generare vita in un altro significa prendersi cura continuativa di un'altra persona, metterla davanti ai propri bisogni, al proprio mito di successo, al proprio istinto divoratore. Prenderci cura di un altro, questo ci fa diventare fecondi e perciò adulti. Una bambina, Paola, il giorno in cui ci sono stati i funerali di Vittorina Gementi, ha scritto a lei una letterina e dice: tu hai fatto tanto per noi, ero sempre contenta quando tu venivi a trovarci, tu sei stata per me come una mamma e il tuo funerale è stato una festa. Questa bambina ha saputo intercettare la saggezza di Vittorina, che ha voluto essere un cuore materno per quei bambini che avevano bisogno di essere risvegliati alla loro dignità, alla loro pienezza di vita. E quella bambina ha proprio anche azzeccato, perché ha potuto dire che quel funerale non era la fine ma era un inizio, cosa che anche Vittorina aveva spesso espresso quando diceva: abbiamo una patria che ci aspetta, grazie a tutti, vi aspetto in paradiso. Anche per noi questo percorso attraverso le diverse tappe della vita fino a diventare adulti ci renderà fecondi e perciò sani. E con questo è tutto, nel ricordarvi che lo scorrimento degli avvisi parrocchiali è sempre ben visibile attraverso il tradizionale canale televisivo. Vi lascio alla visione del Consiglio Comunale di mercoledì 9 dicembre. Vi auguro una buona domenica e buona settimana. La riunione del Consiglio Comunale di mercoledì 9 dicembre 2020 ha avuto come all'ordine del giorno la lettura ed approvazione dei verbalis della seduta precedente del 25 novembre 2020, deliberazioni dal numero 33 al numero 40. La ratifica della deliberazione della Gazzetta Comunale numero 223 del 30 novembre 2020, riguardante la variazione d'urgenza al bilancio di previsione finanziario anno 2020-2022, articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267/2000. L'aggiornamento del programma triennale ed annuale delle opere pubbliche, numero 23/2020, articolo 21, decreto legislativo 50/2016 e articolo 5, nono comma del decreto ministeriale numero 14/2018 dell'anno 2020, l'intervento denominato lavori messa in sicurezza stradale e pista ciclopedonale e fermata TPL via Brescia strada provinciale 8, delibera della Gazzetta Comunale 90/2019, assistito da contributo regionale. Approvazione verbali 30 giugno, deliberazioni 33/40. Ovviamente la data è quella dell'ultimo consiglio, del 25/11. Mettiamo in votazione, chi vota a favore? Grazie. E ringrazio tutti i consiglieri comunali per questa disponibilità. Sapete che adempimenti burocratici relativi all'approvazione entro i 30 giorni delle variazioni di bilancio e quelle che sono anche la saturazione dell'ufficio ragioneria hanno comportato e comporteranno, come abbiamo già detto in varie sedute, una serie di consigli funzionali a recepire le variazioni che vuoi per una pianificazione interna ma prevalentemente per una pianificazione sovraterritoriale. Ci vediamo costretti o con positività aderiamo a fare solo delle variazioni di bilancio. Sovraterritoriali mi riferisco a cosa? Al fatto che a livello regionale, a livello nazionale, arrivano fortunatamente dei contributi o partecipiamo in modo abbastanza intenso a bandi che ci vedono sovente beneficiare di contributi. Quindi la ratifica che portiamo in essere questa sera, e come avete avuto modo di leggere l'anticipazione della ragioneria, vertono su quello che è prevalentemente il contributo statale di 35.935,48 riferiti al contributo di solidarietà alimentare
che il governo ha messo e ha assegnato agli enti locali. In funzione della demografia e di quella che sono le densità popolose, ma soprattutto anche per come sono state toccate determinate zone dal fenomeno del Covid, sono stati stanziati a livello nazionale dei finanziamenti, dei contributi patronali. Quindi, oltre ai bonus alimentari che utilizzando nella cosiddetta prima ondata, adesso riproporremo i buoni spesa per alimenti o beni di stretta prima necessità che porteremo avanti attraverso le modalità elargite in precedenza, e cioè gli uffici dei servizi sociali, alla luce delle richieste che analizzeranno, assegneranno la quantità di plafond di contributi. E abbiamo raccomandato estrema prudenza, non solo perché fortunatamente in questa nostra zona certe necessità non sono così marcate come altrove, ma soprattutto per quello che è la moderazione e quella che è la prudenza rispetto a quelli che possono essere i fenomeni dei prossimi mesi, che probabilmente, se manco il periodo anche di Natale piuttosto che altro, possono essere maggiormente toccati da queste necessità. E quindi partiamo in sordina, per, sperando di utilizzare il meno possibile, ma comunque vedremo di arrivare in modo capillare a tutti coloro di cui hanno necessità. Ovviamente ci apportiamo con questo spirito, ma soprattutto ci approcciamo con la rete dei servizi sociali, con la rete del volontariato, con tutti gli attori, quali parrocchia, Caritas, associazioni, che ci aiutano a far sì che il bisogno arrivi in modo capillare. E oltre a questo sono stati inseriti anche alcune altre modifiche, tra cui alcuni contributi del socio sanitario, e anche alla luce del lungo e faraginoso dialogo con la provincia di Brescia abbiamo anche modificato quelli che sono gli importi dell'intervento che l'anno prossimo realizzeremo in via Brescia, e che vedrà dalla scuola agli attraversamenti pedonali sino all'attraversamento verso la zona industriale, che vedrà quest'area interessata da un intervento di messa in sicurezza, ciclo pedonale del pedone in particolare, in modo molto forte. L'intervento della legge della provincia fa sì che l'impegno di spesa venga portato aumentato sino a 240, quindi con un aggravio di 20.000 euro dovuti all'attraversamento del vaso del reticolo idrico minore, che deve essere maggiormente più capiente, pertanto deve essere rafforzato e con degli sbocchi di ingresso unidirezionali. Abbiamo modificato anche conseguentemente l'anno 21-22, adeguando quindi la porzione di mutuo che andremo a contrarre per la componente non di contribuzione regionale, e quindi inserito anche stabilizzato nel triennio l'affidamento in outsourcing dello scuolabus, così come inserite e adeguate una serie di voci che sono diciamo fisiologiche. A titolo esemplificativo, senza tediare, l'adeguamento fatto a seguito della gara all'evidenza pubblica sulle assicurazioni, che hanno visto delle modifiche dei massimali e anche dei premi a seguito di questa gara all'evidenza pubblica. Però è fondamentale la variazione riferita al tema alimentare e al tema dell'intervento su via Brescia, che sta seguendo l'assessore Ferretti, ma con tutti gli assessori, che è particolarmente importante per lo sviluppo anche di quella produzione di area industriale e non solo. Ci sono interventi? Stavamo guardando queste variazioni. Naturalmente le variazioni nel bilancio sono messe insieme a queste voci, questi fondi. Quindi i fondi, per esempio, per la situazione economica, e invece il finanziamento per l'opera relativa all'opera della messa in sicurezza e anche le altre. Cioè è un voto unico, non è che si possa votare. La variazione è unica perché recepisce già una delibera di giunta, certo, per la quale qui andiamo in ratifica.
La necessità e la disponibilità che vi è stata appunto richiesta e premessa era quella di fare una serie di quest'anno di numerosi consigli, perché numerose sono state e presumibilmente saranno le variazioni anche nel redigendo bilancio e previsione che per fine di gennaio devo approvare. La permanenza dello stato emergenziale e questi contributi, ma nonché fermi da attività amministrativa, comporterà diverse, quindi non riusciamo già riusciti nemmeno a accorparlo con quello che faremo da 15 giorni. Proprio per questo dobbiamo andare dopo la delibera di giunta a ratificare il consiglio, e quindi sì, confermo che è un voto unico sulla variazione. Lo spostamento del passaggio pedonale vicino alla coppa. No, quello lì dopo. Prego, dica la cosa, lo scrivo. Non ho capito lo spostamento che verrà fatto del passaggio pedonale già esistente via la COP. Non ha capito cosa? Perché viene fatto? Perché viene fatto o viene spostato sul corso. Prego, assessore. Allora, c'è qua il. No, non abbiamo fatto. Cioè, adesso io non ho potuto. No, ma le spiego subito, è una cosa facilissima. No, perché via telefonica me subito. Non sono capace a mettere. No, ma verrò in comune a prendere il cartaceo e dopo magari anche, allora, è una cosa semplicissima. A leggere le cose di giunta. Allora, è una cosa semplicissima. È un'imposizione che ci ha dato la provincia per sistemare la viabilità pedonale in corrispondenza dell'attraversamento pedonale che c'è al distributore della Tamoli. Sì. Oggi l'attraversamento è proprio sull'uscita della viabilità del distributore, cioè le macchine escono sul passaggio pedonale. E la provincia ci ha detto che così non va bene, è pericoloso. E ci ha detto di spostare più a nord il passaggio pedonale di qualche metro. È quello che abbiamo fatto. Però che succede? Spostandolo più a nord, il ponte sulla Rovertorta non è più in corrispondenza del passaggio. Quindi dobbiamo allargare il ponte per andare a intercettare l'attraversamento pedonale. Esatto. Forse le manca un pezzetto, nel senso che il comune di Gottonengo l'anno scorso ha partecipato a un bando di regione che contribuisce finanziando di circa il 50% gli interventi di messa in sicurezza stradale. Gottonengo ha presentato un progetto che parte dalla scuola e che poi, quando verrà in comune o quando avrà tempo, l'assessore la aggiornerà, e che vede più lotti su via Brescia toccati, tra cui c'è anche questo, ma c'è anche il rientro della fermata del bus, là vicino dove c'era la vettura dei Fanconi, ci sono degli attraversamenti pedonali protetti vicino alla scuola, è un intervento molto ampio. La provincia ci ha dato una serie di prescrizioni che hanno reso il progetto più oneroso, perché sono una serie di modifiche da dover fare, tra cui quello che l'ha detto Ferretti, ma anche il fatto che dietro la casa della recentemente compianta signora Vera Campanini verrà lottizzato l'area antistante con delle zone artigianali industriali. La provincia gli ha dato delle prescrizioni che sia di solo ingresso la zona industriale artigianale, e che deve seguire anche, essendoci una serie di attraversamenti pedonali, tutta una serie di prescrizioni che sono quelle che brevemente le ha accennato, e che vedranno poi tutto il polo messo anche con luci di attenzione a LED, non solo perché è un intervento di messa in sicurezza. Ok, grazie. Grazie a lei. Se non c'è altro, metto in votazione il punto. Consigliere Zanon, altro lei. E metto in votazione il punto che è variazione di bilancio su detta. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Ultimo punto della serata è l'aggiornamento. Le chiedo anche la mirata esecutività. Chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. L'ultimo punto, parola all'assessore Ferretti per un brevissimo aggiornamento del piano triennale delle opere pubbliche, che sulla scorta delle modifiche intervenute va a essere modificato. Triennale, di cui a breve
torneremo a parlare, che come ben sapete recita il titolo, è la pianificazione delle opere pubbliche nel triennio e che viene approvato contestualmente al bilancio di previsione. Noi a gennaio troveremo il bilancio di previsione del 2021 e ogni volta che andremo a modificare nell'importo o inserendo nuove opere superiori ai 100.000 dovremo andare a modificare. Assessore, ha già anticipato in gran parte, prego. Fondamentalmente si va a modificare l'allegato di bilancio, che è appunto l'elenco delle opere del triennale 2021-22, e si va a modificare la voce di denaro destinata nel bilancio per finanziare questo progetto, che si era preventivato di 220.000, poi con le modifiche richieste alla provincia in fase di progetto esecutivo, dove si arriva proprio alla puntuale valorizzazione dell'opera, a conti fatti abbiamo bisogno di 20.000 euro in più. Quindi, modificando il bilancio con la delibera precedente, modificando anche questo allegato, possiamo sistemare il bilancio e poi andare alla Corte dei Conti a chiedere il mutuo dalla parte della Casa del Corte dei Prestiti dell'Inter, che ci dà delle legnate, non tanto dai soldi, per l'importo che è di nostra competenza nel finanziamento. Ecco, in realtà non è... E lui a quant'è che viene spostato? Allora, noi aumentiamo di 20.000 l'importo nel bilancio, no, ma noi pagheremo per... Ma quanto viene portato il passaggio? C'è dato fastidio momentaneamente, c'è dato fastidio... No, parliamo, però chieda per quando parliamo, devo coordinare i lavori. In fase bilancio di previsione vengono stanziate delle somme che sono indicative e che poi sulla scorta dei progetti esecutivi diventano nell'importo definitivo. Qua non votiamo lo spostamento in termini urbanistico-tecnici, ma lo spostamento di bilancio. Quindi nel quadro economico definitivo l'importo a base di gara è di 240.000 euro, quindi ci sono da 220 va a 240, che avrà poi dei ripassi dovuti alla gara di evidenza pubblica, che le imprese che faranno una migliore offerta faranno i ribassi di riferimento. Quindi questo è il tema. Ecco, però tengo a precisare una cosa: non è che lo spostamento più a nord di qualche metro del passaggio pedonale costa 20.000 euro in più. Voglio dire che lo spostamento anche di 10 metri o 20 metri, sì, al distributore, all'uscita del distributore, penso che non dia. Il progetto, così ci capiamo per parlare senza aver visto il progetto, la cosa diventa difficile. Quindi quando vuole, necessità, prende appuntamento con l'assessore, con l'ufficio tecnico e vediamo il progetto nella propria completezza, perché altrimenti immagino che diventa anche difficile per lei che non conosce l'oggetto, il progetto e la chiesa. Ci sono altri interventi sul secondo punto? Prego, signora. Un chiarimento per cortesia. Allora, il voto che ci viene chiesto è sull'aggiornamento del programma triennale delle opere pubbliche, stralciando l'intervento, cioè noi dobbiamo votare sull'intervento o ci viene riproposto proprio una variazione del programma? È la stessa cosa di fatto, no? nel senso che l'allegato è l'intervento. Esatto. Proprio un documento e unitario, sì. E l'unica cosa che viene modificata è l'importo relativo a questo intervento, che da 220.000 euro diventa 240.000. Non viene aggiunto rispetto all'allegato votato in precedenza, si modifica. Viene aggiornato l'importo, è un aggiornamento dell'importo, quindi non vengono inserite più o meno opere, ma viene adeguato l'importo nell'allegato. Allora, se noi per esempio ci siamo astenuti sulla precedente variazione e riteniamo invece che questa opera, che va davvero a lavorare sulla sicurezza dei cittadini, dei ragazzi, degli scolari, della scuola media, degli studenti che scendono nei pullman, dei cittadini che vanno a fare la spesa, degli operai che entrano... Certo. Quindi la riteniamo una cosa molto positiva. Non possiamo noi
votare favorevole a questo? Certo. Ma lei sta innanzitutto ringrazio per la precisazione, cioè, lodevole in termini di attenzione rispetto al progetto, può tranquillamente in coerenza astenersi, ma nelle motivazioni ha dato mi passo il termine, il suo plauso rispetto a un'iniziativa importante di messa in sicurezza, come votando altrettanto invece favorevole con questa precisazione da conto del suo parere, della sua opinione, quindi come maggiormente reputo opportuno. Mi corre l'obbligo di dirle che qua votiamo di tutto il piano triennale nella sua interezza che viene confermata e diamo conto al Consiglio Comunale di questa modifica dell'importo e non degli oggetti. Prego, consigliere. Invece, le aggiunte che avete fatto, gli importi aggiuntivi che avete fatto, se rientrano nella previsione del piano triennale o sono opere che vengono aggiunte in più? Non ho capito quelle aggiunte qua. Cosa vuol dire aggiunto? Cioè nel senso aggiunto, variato è la variazione che c'è stata per quanto riguarda da 240.000 euro, sì. Erano 220, sì. All'inizio sono diventati 240. Esattamente. Ok. Mentre invece la descrizione di quegli interventi lì che sono scritti in rosso e mettete la nota aggiunto in che senso? Al piano triennale perché non c'erano, sono stati aggiunti o. Ah. Aggiungi sempre dei soldi. Ma stava guardando l'allegato di del piano triennale, quello che abbiamo guardato prima. Allora, quello in rosso. Allegato 1 spesa D del programma triennale. Sì, questo qua? Sì, io ce l'ho su di fatica a guardarlo perché non ho stampato. Non capisco dove legge. Aggiunto la colonna di destra. Che avete fatto lì sulla destra in fondo che è scritta in rosso. Cosa significa questo? Nel senso, per esempio, per i campi da tennis sono state aggiunte. Cioè nel 2020 sono 230.000 euro. No, questa è una nota interna. No, non sono stati modificati niente, no. È una nota interna riferita a quello che è il mantenimento di un'impostazione all'interno dell'ufficio tecnico, ma lei dove legge variato, vede per esempio lo ritrova anche nella rigenerazione urbana piuttosto che nel parcheggio RSA di Marconi. Che non sono stati né appaltati né sono stati in alcun modo in progettazione esecutiva. Quindi sono delle modifiche, essendo state riproposte anche nei bandi, che vengono recepiti nel sistema interno loro come oggetti di numerose modifiche, ma non hanno nessun significato in termini di. Esatto. No, non c'è. Quindi entrano nel piano e non c'è stato nulla. Esatto, no. Ok, grazie. Grazie a lei. Se non ci sono altri interventi, metto in votazione il suddetto punto. L'aggiornamento del programma triennale, chi vota a favore? Chi si astiene? Grazie. Mettiamo poi a verbale le motivazioni del consigliere. Mettiamo anche l'immediata esecutività, così partiamo in onda. Grazie. Chi si astiene? Grazie, immagino che lei si astenga sulle vedete esecutività. Sì. Perfetto. Due astenuti e gli altri no. Perfetto. Il consiglio questa sera si chiude qui, noi ci riaggiorniamo, come vi abbiamo già anticipato, il 23 dicembre alle 14 e in quella data, sempre in modo riservato e dilatato all'interno del pomeriggio, incontreremo anche i volontari e coloro che sono prodigati nell'anno al palazzetto, alla spicciolata, li faremo avvenire per consegnare un piccolo omaggio, un piccolo dono, senza interventi piuttosto che altro, così come verso tardo pomeriggio, Federico? 17.30 c'è la consegna della Costituzione 18. Non ho capito. Alle 17.30 sempre al palazzetto c'è la consegna della Costituzione.
come solita. Ah sì, sempre questo giornale. Sempre il 23. Sempre il 23, sì. Poi vi, per chi ha piacere esserci, lo comunicheremo, ma faremo ecco proprio un mero atto simbolico di riconoscenza.